Devo stare nascosta. Mi serve. C'è il problema dei banditi. Sbarazzarsene manderebbe un messaggio forte. Quello è un allarme. Farebbe abbastanza rumore da richiamarne altri. Le armi sono come la corazza delle macchine. Guarda
Fermatevi. Cosa è successo al dannato segnale? Potrei perfino dimenticare cosa si prova al caldo. Odora di pace. Odio la pace. Molta gente muore in pace. Non io. Ho un presentimento. Cercate bene. E questo è cercare? Fortuna che non vi pago in anticipo. Ma...
fuoco a nulla. L'arma incendiaria del laser mi sarà utile. Tra poco il Werak saprà che ho sgomberato il campo di banditi. La vita ha abbandonato il collo lungo ai geni, ma il suo involucro persiste. Un ricordo del suo antico potere. Non dimenticare che la crudeltà del Re Sole Folle persiste. Funziona ancora. Se riportassi in vita quel collo lungo, di sicuro si noterebbe. Un collo lungo? Cosa ci vuole per atterrare un bestione simile? Sono stati creati per resistere a lungo. Forse c'è qualcosa che il Focus potrebbe rivelare.
era l'ultimo spazzino. Devo esaminare il collo lungo e scoprire quanto sono seri i danni. Sembra che gli spazzini abbiano rimosso tre grosse parti. Riuscendo a recuperarle, forse potrai riattivarlo e ottenere quello che ha nella testa. Credo di avere il ghiaccio fra i denti.
La parte è intatta. I colli lunghi sono coriacei. Stanno cercando. Speriamo che funzioni. Bene, mi sembra messo meglio di prima. Se ho ragione, devo soltanto riattivare l'energia. E se mi sbaglio, beh, nessuno se ne accorgerà. Una scossa e funzionerai. Buono, su. Buono! Oh! Oh! Ovvio, non è mai facile! Credo che da qui dovrei riuscire ad atterrare sul collo lungo. Il collo lungo attirerà l'attenzione del Werak quando la voce si sarà sparsa. In effetti tutti si fanno un po'. Forse dovrei sperare.
sulla caccia. La mandria pascola lontano dal campo. Sembrano comparse. Ma non possiamo lasciarci andare. Davvero bello rivederti. La mia gente racconta molte storie sulle tue imprese. Sembra che tu abbia un astrolembo di neve straniera. Sì. A quanto pare è l'unico modo per poterlo vedere tu. Questa è una sfida. Per il Werak. Tu. Deve essere uno scherzo. Nessuno scherzo, Aratak. Ora capisco. La straniera è la tua pedina. E con te a sostenere la sua sfida non ho altra scelta che accettare. Mi aspettavo di più da te, sorella. Mi hai proibito tu il rombo di tuono, fratello. Fratello e sorella, eh? È un po' più complicato di quanto pensassi. No, è semplice. Ci incontreremo ai gelidi e metterò fine in fretta a questa sciocchezza. Suppongo di doverti una spiegazione. Sì. Suppongo di sì, Urea. Perché non mi hai detto che tu e Aratak siete fratelli? Non credevo dovessi farlo. Mi sorprende che Aratak l'abbia detto davanti a una straniera. Deve essere molto arrabbiato. Non sempre so comprendere la... gente? Preferisco la compagnia delle anime. O solo la mia. Non volevo pensassi al nostro pellegrinaggio come a una faida familiare. È molto più importante di questo. È dura andare contro al proprio fratello. Non mi ha dato altra scelta. Aratak mi tiene in disparte. Crede che io sia una bambina. Mi allontanerebbe dal mio destino. Eppure, parte di me ha agito sapendo che mi perdonerà alla fine. Lo fa sempre. Drammi familiari a parte, che cosa implica questa sfida? Tu e Aratak caccerete macchine ai gelidi. Vincerà chi sarà più veloce. Non sarà facile. Nulla lo è più da tempo. Raggiungici alla partenza. E ti dirò di più. È meglio spiegartelo dai piedi delle colline. Urea, non è una questione di parentela. Voglio sapere cosa c'è nel rombo di tuono. Il demone. E come sono connessi alle macchine. Ma per riuscire nell'impresa, tu devi essere sincera con me. Ti ho sottovalutata. Anche Aratak. Non farò più questo errore. Ci vediamo ai gelidi, allora. Ok, andiamo a rischiare la vita per guidare una squadra di Banuk. Proprio quello che ho sempre sognato. Gelidi, sto arrivando. Ora Banuk e Karja convivono come simili. I Banuk hanno dipinto allo stesso modo per anni. Ci è sempre andato bene. Perché Sekuli deve cambiare le cose? Ho chiesto a Sekuli quale storia stesse dipingendo e mi ha risposto... tutte. Gran fracasso. Silenziato dalle acque in aumento. Congela tutto. La terra. L'aria. Io. Aratak e Urea devono essere vicini.
straniera. Ho già vinto sfide del genere in passato e non mi spaventano. Ma questa è una follia. Non sei una Banook. Tu non puoi comprendere le mie responsabilità. Te lo chiedo da Kaya Cacciatrice. Ritirati. Ci lascerai andare al rombo di tuono? Non hai idea di cosa c'è lassù, straniera! Non rischierò più la vita di mia sorella! Allora faremo meglio a prepararci. Va bene. Seppellirò la tua insolenza nel terreno gelato! Basta! Iniziamo! Cacciare! Lottare! Questa è la vita dei Banook e la sfida che vi attende. Tu scalerai i gelidi da est e tu, Aratak, da ovest. Ogni sentiero si estende fra mandrie di macchine mortali. I cacciatori del Werak stazioneranno lungo la strada. Vi saluteranno, richiamando macchine da eliminare. La caccia vi porterà dal crinale al centro, dove dovrete scendere a valle per l'uccisione finale. Ogni volta, dopo ogni uccisione, dovrete lanciare un segnale come questo, in modo che tutti vedano i progressi. Uccidere macchine e lanciare palloni. Bene. Quindi, il primo che lancia il terzo pallone vince? Beh, sì. Ma come sfidante, la strada per la vittoria è ardua. Se uno solo dei tuoi segnali parte dopo quello di Aratak, lui vince. Hai avuto la tua occasione. E anche tu. La caccia inizia al mio segnale. Ora! Devo salire su quella montagna. Ci sono pochi modi per salire, e quelle rocce dipinte segnano i sentieri. Bene, saliamo. Sulla strada giusta. Sono quasi in cima. Bene, sfidante. Devi eliminare la mandria qui sotto. Ogni macchina. Una mandria? Bene. Posso farcela. Yeah!
Andiamo, sali quassù! Ora risali il crinale e lancia il tuo pallone. Aratak, sai, fatto suo. Non c'è tempo da perdere. Vai al punto di discesa per la prossima sfida. Ci sono due manticeri, sfidante. Uccidili entrambi. Le altre macchine non contano. Va bene. Due manticeri morti da vivo. Adesso calati e fatti strada verso la valle. La tempesta è fitta. Non si vede nulla. Sono vicina.
Quasi arrivata. Ottimo, all'ultima sfida. Qualcosa non va. I miei dovevano essere qui, insieme all'ultima preda. Thank you.
davvero. Gennardì, dal rombo di tuono. L'attacco ha annullato la competizione. Ovviamente non c'è alcun risultato. È nulla. Avete visto cosa ha fatto? Ha sconfitto lei le macchine, non io. Ormai è certo, è lei la cacciatrice migliore. Siamo Banuk. Vivere, vincere. Cos'altro importa? Il mio sangue è sui tuoi denti. Prenderò posto dietro di te nella caccia. Nessun altro cacciatore salirà sul rombo di tuono. La strada è chiusa a meno che al capo tribù e a me. Non ne ho il diritto, ma concedimi una cosa. Di accompagnare te e mia sorella. Potrebbe accadere, ma soltanto se farai come dico. No. Solo se farai come dico io. Il rombo di tuono attende. C'è un campo ai suoi piedi, Lunga Crepa lo chiamano. Vediamoci là quando sei pronta. Capo tribù. Un nuovo abito e un'arma come quella di Aradak. Così il capo tribù prende le cose del capo tribù. E ora allunga Crepa. Nulla mi separa più dal rombo di tuono. Porti tu il manto del capotribù? Dovrai dimostrare il tuo valore ogni giorno.